Questa è Irene Fornaciari con un pezzo che portò a Sanremo, veramente tosto, quest'ora è dura. Comunque abbiamo il direttore del Tempo Gianmarco Chiocci con la cronista Sofia Gorgoni. Caro Luca, di nuovo buongiorno. Buongiorno. E buongiorno a tutti gli ospiti. Buongiorno direttore, buongiorno Sofia. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, Luca, Solo te. a Chiocci poteva venire in mente con la sua perversa fantasia di trasformare la Gorgoni in una baby squillo. Si fa questo e altro per le notizie. Sì. Allora, che cosa avete scoperto con questo viaggio sul tempo che sta seguendo con un'attenzione ma anche una prontezza di riflessi incredibile questa vicenda? Guarda, io oggi l'ho accennato un po' nell'editoriale. Noi, a forza di leggere carte giudiziarie su questa inchiesta delle Baby Squillo, insomma, ci siamo fatti veramente, siamo arrivati al limite, perché quello che leggiamo, che tante, per fortuna dei lettori anche non pubblichiamo, perché sono cose raccapriccianti, insomma, siamo arrivati al limite. Ci siamo, ovviamente oggi ho scritto, ci è venuto il voltastomaco, perché obiettivamente tutte queste ragazzine trattate in questo modo, che poi si prostituiscono per regali, per droga. Quindi eravamo arrivati proprio al massimo. Allora abbiamo pensato: come possiamo fare? Inventiamoci qualcosa per raccontarla in un modo che possa arrivare anche dritto al cuore, alla testa dei genitori, perché insomma qui secondo me bisogna anche svegliarci un po' e controllare, iniziare a controllare un po' sti figli che. E quindi abbiamo pensato di, insomma, di prendere la cronista più giovane e più brava che avevamo, Sofia, e le abbiamo dato un telefonino, una nuova SIM, e lei ha fatto diciamo, la trafila che fanno purtroppo tante, tante ragazzine. Si è iscritta nella stessa bacheca delle famose due Bacheca studentesse. incontri. Sì. Esatto, e da lì cioè, lei si è spacciata per una diplomanda, quindi una minorenne. Che insomma, poteva ricevere a casa solo quando i genitori non c'erano perché erano tornati in Puglia, che poteva ricevere e incontrare uomini solo dopo la scuola, quindi era chiaramente insomma, una bambina, una ragazzina. E da lì, insomma, fatelo raccontare Ecco, com'è da lei. andata, Sofia, il Grazie. bilancio? È stato un viaggio incredibile. Cioè, ha rivelato veramente la semplicità con cui un qualsiasi minore può avviarsi al mondo della prostituzione attraverso il web. In soli 2 giorni, io ho messo l'annuncio sabato notte, in 2 giorni sono arrivate decine di chiamate, ero incredula. Persone di ogni età, e poi a un certo punto della chiamata arrivava la domanda: quanti anni hai? E molto spesso diciamo che non si tiravano indietro quando scoprivano la mia minore età, diciamo la mia finta minore età. Quindi sì, su 25 chiamate diciamo in 2 giorni più o meno 15-20 persone non si sono tirate indietro, erano pronte ad incontrarmi e tra l'altro insistevano tutti per incontrarmi subito, è stato incredibile. Quindi parliamo del 70-80% delle persone non si tiravano indietro. Leggiamo poi dal tempo, pagina 4 e Esatto. 5, c'è tutta Sì, l'inchiesta tutto che il racconto. c'è stato un incontro di questi Esatto, sì. 25, insomma, per completare poi l'inchiesta sul vostro giornale, insomma, una persona l'ha incontrata. E che è successo? Sì, ero con tutta la squadra della redazione, il fotografo, intorno a me c'erano tutti i colleghi, insomma, ero. Quindi questo mi dava Protetta, forza, ecco, sì, esatto, ero sì. protetta, Era questo mi protetta, dava quindi almeno in forza. questo Chiocci non manda al macello il Esatto, almeno in questo, sì. Sì. Quindi cioè, io ero veramente tranquilla e lui invece lui era molto molto teso, si guardava intorno, la mia minore età lo spaventava moltissimo. Però ecco, mi sono trovata davanti una persona comune. Un uomo distinto, anche elegante, un aspetto curato, quindi E poi alla ecco, fine non. ti ha invitato comunque ad andare in albergo sull'Aurelia per Assolutamente sì. 200 euro per un'ora Esatto. d'amore, in questo Esatto. albergo dove non prendono documenti. Quindi insomma. Incredibile, incredibile, sconvolgente. Quando, cioè, a vederlo così.
non te l'aspetti. Poi quando ho iniziato a parlare, sceso nei particolari, faceva domande intime, voleva conoscere le persone. È stato incredibile. Mi ha parlato di questo albergo dove non mi avrebbero chiesto documenti, dove ci vanno dei suoi amici che vanno con donne sposate. E poi insomma subito si è voluto mettere d'accordo per l'incontro, dove venirmi a prendere. E poi è arrivato il messaggio subito dopo, appena sono andata via. Diciamo, dal vivo si è limitato alle tariffe, a sapere, diciamo, con quante persone fossi stata, e poi è arrivato il messaggio addirittura dove parlava di misure, cose veramente di dettagli più intime, ecco. Sì, dettagli. E poi tra l'altro una volta tornata a casa, mentre scrivevo l'articolo, dopo questo messaggio io non ho risposto, lui continuava a chiamare, a mandare messaggi, finché poi all'ennesima chiamata ho risposto, questo nel giornale non l'ho inserito, e questa persona mi ha detto: allora l'albergo è libero per quel giorno, mi confermi, per te va bene? E quindi poi si è concluso così. Secondo te. Ma hai chiesto, Sofia, il motivo per cui un uomo così grande volesse andare a letto con una minorenne? Ecco, lui addirittura si è giustificato, senza che io glielo chiedessi. Guarda, io non faccio in genere queste cose, però pensavo fossi più grande, che avessi 19 anni, però non le faccio quasi mai, addirittura. Okay. si giustificava. Chiedo, Marco, ecco, vai Luca, no, poi una curiosità c'è, sì, ancora. Sì, volevo chiederti che questo insieme di elementi, i dettagli che escono fuori dall'inchiesta, anche quella state seguendo con molta attenzione, come abbiamo ricordato in queste mattine su Paolini, ci dicono che c'è una caratteristica comune, cioè l'idea che il sesso sia facile, che i minori possano fare sesso, che i minori sono disponibili a farlo. Ecco, tu che impressione hai? È un fenomeno molto diffuso, è la punta di un iceberg o sono episodi con storie diverse? Guarda, purtroppo sono un fenomeno diffusissimo. Ora, poi magari uno non deve fare allarmismo, eccetera, però se si parla con gli investigatori che lavorano sulle reti soprattutto, cioè, è un fenomeno diffusissimo, ma insomma, Roma è amplificato, ma insomma, anche tanto in provincia, anche tanto, voglio dire, altrove. È un fenomeno ormai inarrestabile. Poi non tutti ovviamente finiscono a prostituirsi, non tutti insomma, fanno questi incontri che ha fatto Sofia, però ormai il web è una macchina impazzita, incontrollabile, e soprattutto diciamo che sul sesso ormai i minorenni hanno un'altra testa rispetto a quella che avevamo noi. Noi abbiamo anche documentato qualche giorno fa un'inchiesta su questa moda che c'è a Roma, soprattutto della sex car, cioè di fare l'amore in macchina in determinati parcheggi con un tantamme su internet, con tanta gente che lo fa facendosi poi vedere da altri mentre lo fa in macchina. E nell'inchiesta che abbiamo fatto noi abbiamo documentato che c'erano molte mini car e c'erano anche molti ragazzini, insomma, che partecipavano a queste cose. Quindi ormai insomma una cosa senza freno, quindi, ma ci sono tantissimi dettagli e quello è un paradosso, no? Un fenomeno di voyeurismo collettivo. Esatto. Assolutamente sì. Ma la cosa che fa impressione poi sono i numeri, cioè avete iniziato sabato con diciamo Sofia ha iniziato sabato con l'annuncio e sono arrivate 25 richieste in questo sì, tempo di estendere l'articolo in due giorni. Sofia. Ma non c'era paura, timore, non pensavano questi 25 potenziali clienti che ci fossero tutti i riflettori accesi? Sì, infatti questa cosa mi ha lasciato allibita, erano tutti tranquilli, rispondevano tutti con voce bassa e arrivavano subito al dunque, chiedevano subito i dettagli, quanto volessi, qualcuno chiedeva da quanto tempo lo facessi, ma senza minima preoccupazione, diciamo.
Ecco, una cosa che vorrei chiedere anche a tutti voi Spazzati. è se lo stato d'animo con il quale Sofia poi si è presentata, diciamo, a questa inchiesta è lo stesso con il quale le Baby Squillo fanno invece il loro, tra virgolette, lavoro, insomma, prendono i loro comportamenti, perché giustamente Sofia l'ha fatto, diciamo, da attrice ha preso quel tipo di comportamento, mentre da altre parti, insomma, anche con lui abbiamo dibattuto su come poi fosse a volte anche difficile, capire dove fosse il carnefice, dove fosse la vittima, e ne discutevamo anche ieri. Insomma, è lo stesso stato d'animo? Cioè, provano la stessa paura, la stessa ansia che hai provato tu, Sofia, parto da te, oppure per quanto riguarda poi gli altri racconti, invece bisogna andare un po' più in alto per capire dove sono le cause? Sicuramente, parlando di adolescenti, hanno, diciamo, si sentono, sono più, si sentono più liberi. Rispetto a me, che ho una certa maturità rispetto a un adolescente, ovviamente, quindi lo fanno senza pensare, diciamo. Ecco, E però questo. sicuramente provano una tensione, perché poi cioè sono ragazze sole che si presentano a questi appuntamenti più delle volte, tranne poi quando c'è un'organizzazione, però in genere sono ragazze sole, spesso universitarie, oppure nei peggiori casi minorenni, Allora, la cosa però. preoccupante dell'inchiesta, appunto, del viaggio che tu hai fatto è di come, appunto, una ragazza che magari, non so, ha come dici tu, senza pensare, assume determinati atteggiamenti, può fare tutto da sola e tutto in 3 giorni. Cioè, in 3 giorni può cambiarsi Esatto, la vita con un esatto, computer, può cambiare, tra virgolette, anche tra parentesi, rovinarsela, insomma, esatto. Esatto, questo mi può pare. avere soldi, in poco tempo può veramente Perché poi si è racimolare. parlato della mamma, si è parlato di quell'altro, dello sfruttatore, cioè invece qua, insomma, si può fare tutto e tutto da soli. Ecco, questa è la cosa Che più. poi sì, tutto da solo. Il contesto pure va un attimo, insomma, monitorato, perché qui si tratta anche e soprattutto di anche Sofia si è presentata come una ragazza, insomma, di buona famiglia, Sì. insomma, con casa anche in posto elegante, che, insomma, si è finita vestita bene. E il vero dramma anche di tutta questa inchiesta che sto uscendo fuori è che veramente provengono anche da, insomma, da. Non sono le classiche famiglie, capito? Insomma, con problemi di borgata, eccetera. Qui, insomma, la media Certo. borghesia, cioè figli. E il fatto che anche ormai, anche c'è cioè un tempo, tante studentesse magari che non avevano i soldi per pagarsi l'università, magari potevano trovare, ecco, degli extra per campare a Roma, eccetera. Qui il problema ormai sta dilagando tra i minori, che non è più problema di sopravvivenza, qui il problema è di comprarsi lo smartphone, come ha documentato anche Sofia. Cioè, quello gli ha chiesto, una persona gli ha chiesto: vabbè, ti posso pagare uno smartphone? Lei gli ha detto: no, già ce l'ho. Allora quella gli ha detto: no, allora un paio di scarpe, una borsetta. Qui ormai, cioè, si È così, costituisce ecco, il superfluo è diventato necessario per questi assolutamente sì. ragazzi, non c'è dubbio. Luca. Quindi secondo te, Sofia, come ci rivela Gianmarco, erano tutti potenzialmente clienti abituali, cioè non erano incuriositi alla prima esperienza. La No, no, sensazione no, che hai avuto è quella assolutamente di una no. grande consuetudine. Sì, assolutamente sì, erano tutti abituati e sicuramente, cioè, probabilmente erano già stati con minori o no, E era poi gente scusate, abituata. dai colleghi. Noi purtroppo abbiamo letto delle carte giudiziarie, ma che non sono pubblicabili, vengono fuori anche proprio insomma, dei ritratti di queste ragazze che sembrano veramente, insomma, 25, 26, 27 anni, anche sui modi di fare, su come attrarre il cliente. Sono proprio gente, cioè, ragazze navigatissime, cioè, sembrano Sì, prostitute che, insomma, assolutamente. esercitano da anni, quindi veramente è una Ti cosa. poni un problema di quello che si può pubblicare e quello che non si può pubblicare ogni giorno in questa inchiesta? Me lo sono posto ieri, quindi, perché ci sono cose che non puoi pubblicare assolutamente, dai nomi, le facce, i racconti, anche E solo i quello racconti sì, di è la Facebook, legge. quella è la No, no, legge. dicevo Però no, no, sull'opportunità. ci sono, io sono dell'idea, insomma, che un minimo noi dobbiamo anche fare qualcosa, e quindi anche forzare un po' per dare una scossa a tutti, certo, senza mai andare oltre, senza mai. Però le storie vanno raccontate, la gente deve sapere la verità, senza inventare nulla, senza ingrandire nulla, però per risolvere cioè per provare a risolvere, insomma, a sollevare un problema,
le cose bisogna sbatterle proprio in faccia, proprio un cazzotto allo stomaco. Quindi il racconto di Sofia in questo è, cioè io infatti a lei le ho chiesto proprio di fare questo, proprio di raccontarlo tutto di getto senza pensarci un secondo, scriverlo velocissimo, proprio raccontare tutte le emozioni, perché questo deve essere una cosa che tutti voi devono sapere, perché ovviamente può capitare a qualsiasi famiglia, anche a quelli che dicono no a me non capiterà mai, e anche molti di questi geni. E anche a chi non capita, voglio dire, a chi non capiterà è anche un capire dove siamo arrivati, cioè in che soprattutto il tempo si occupa di, in particolar modo di Roma, in che città viviamo, anche non dovesse capitare una cosa del genere, far riflettere sul, come dire, le cause che portano a tutto questo e cercare di combatterle, come ad esempio... C'è uno studio dell'università ieri, qualche giorno fa, della Sapienza di Roma, che dice che ormai... le ragazze perdono la virginità a 14 anni di media, quindi cioè, capisci, e tutto va di conseguenza. Luca, hai ancora curiosità per il direttore, per Sofia? No, l'ultima cosa che volevo chiedere a Sofia è se sono tutti romani questi clienti che hai sentito o se venivano da tutta Italia. Allora, in questo sito di annunci c'è la possibilità di selezionare la città. Quindi i clienti, diciamo, quando contattano queste ragazze vanno sul sicuro, quindi scelgono la città dove vivono. Erano tutti romani e della provincia anche di Roma. Okay. Però. Quindi comunque della nostra città. Se ne sono arrivati 25 solamente a Sofia, che sei iscritta sabato. Immaginate che movimento, Luca, può esserci sul... A livello, assolutamente sì, perché scorrendo le pagine del sito, sì, cioè, sono città di tutta Italia. E poi comunque tutte le chiamate che ho ricevuto, la maggior parte erano gente di Roma, pochi della provincia. Va bene, Luca, ancora, se no salutiamo il direttore Sofia. No, salutiamoli, ringraziamoli. Grazie, e ovviamente vi chiameremo ai prossimi aggiornamenti. E l'invito, okay. L'invito è quello di acquistare la copia almeno odierna del Tempo, con questa inchiesta nata da una bella idea del direttore Gianmarco Chiocci, che ringraziamo, e realizzata benissimo da Sofia Gorgoni, che insomma si è messa a disposizione. Grazie a entrambi, ci fermiamo per la pubblicità, caro Mirko, linea a te, e poi ci ritroviamo, Luca, tra poco.